giornata di campionato, nona di ritorno. I bianconeri tentano al San Paolo il colpaccio che riapre la lotta per lo scudetto, gli azzurri cercano di chiudere il trittico terribile delle partite con una vittoria. Le squadre si affrontano nelle seguenti formazioni: Napoli, Garella, Volpicina, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Caffarelli, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. In panchina Di Fusco, Bruscolotti, Sola, Muro e Carnevale. Juventus, Tacconi, Favero, Pioli, Bonini, Caricola, Scirea, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini e Buso. In panchina Boldini, Vignola, Bonetti, Briaschi e Soldà. L'arbitro è Pieri. Di Genova, Guardialini, Amendoli e Frigerio sono partiti. Subito un'azione del Napoli sulla destra, il cross di Caffarelli ribattuto in fallo laterale da Scirea. Ora lo stesso Caffarelli che si accinge alla rimessa in gioco verso Maradona, affrontato da Favero, e c'è già il primo calcio d'angolo per il Napoli. Non sono trascorsi che 25 secondi di gioco dall'inizio della partita, il Napoli batte il suo primo angolo qui dalla destra. Ecco il cross di Maradona, c'è ancora una deviazione da parte di un juventino e la palla che termina ancora in angolo. 2-0 gli angoli per la squadra partenopea. Ancora Maradona l'ha battuta, basso il cross di Maradona, la finta di Renica, la difesa juventina che rinvia dalla parte opposta, immediatamente recupera De Napoli da Ferrari, il quale gli restituisce la palla sulla destra, il passaggio in profondità verso Maradona in lotta con due juventini, da indietro per Romano, Romano per Volpicina, l'appoggio in avanti verso Giordano. Il passaggio un po' troppo lungo respinge la difesa bianconera. Ora è Mauro che manovra nella propria metà campo, affrontato da Caffarelli, da Bonini, scambia Bonini con Caricola, la palla in avanti recuperata prontamente da De Napoli, in mezzo a tre juventini, da verso Caffarelli, lo scambio ancora con De Napoli, Maradona che lancia De Napoli sulla sinistra, intervento e chiudere del libero Scio, capitano della Juventus, e palla in fallo laterale. È una giornata grigia, ha smesso di piovere, Caffarelli ha la rimessa in gioco verso Maradona che gli restituisce la palla, ora Volpicino affrontato da Platini che gli toglie la palla, il lunghissimo lancio del francese verso Serena e in anticipo Renica, esce dai pali addirittura fuori dall'area di rigore Garella e rinvia con i piedi, ora Bagni che ha ricevuto da sulla destra per Ferrara che si sgancia, l'appoggio di esterno destro verso Giordano anticipato da Caricola, avanza Caricola, supera anche Bagni, il quale non può far altro che afferrarlo per la maglia per evitargli di proseguire nello scatto. Si inseriscono molto bene i difensori della Juventus sulle fasce laterali, approfittando degli spazi lasciati dalla difesa azzurra, lo che si spinge in avanti, la punizione però della Juventus non ha alcun esito, la palla giunge in orfano tra le mani di Garella che la dà immediatamente al proprio libero Renica, avanza il numero 6 azzurro, di sinistro in avanti verso Romano che scatta velocissimo verso il centro del campo, il suo passaggio sulla sinistra serve di precisione Volpicino, in lotta con Bonini se ne libera Volpicino, si accentra il destro, rimpallo su di un giocatore juventino, si trattava di Pioli, la palla giunge smorzata fra le braccia di Tacconi che a sua volta serve al proprio capitano Scirea, il passaggio in avanti verso Serena, l'anticipo di Ferrara, il quale però atterra anche il numero 9 juventino, la punizione in favore della squadra ospite. Vedete Serena a terra, soccorso dai sanitari della Juventus, ha ricevuto un colpo al ginocchio sinistro, Serena si tocca la rotola, ecco anche giungere il capitano Scirea ad accertarsi delle condizioni, dello stato fisico del proprio giocatore. Nulla di fatto, nulla di grave, meglio dire, Serena si rialza immediatamente in perfetta efficienza, c'è Platini sulla palla pronto alla battuta, il tocco di piatto verso Mauro, l'intervento di Maradona che riesce a recuperare la palla, il lancio in profondità verso Giordano, lo stacco di testa, la respinta di Caricola, poi Bonini che cerca di superare Romano con un pallonetto, commette fallo di mano il numero 11 azzurro, la punizione già battuta per la Juventus verso Mauro, l'aggancio di sinistro di Volpicina, il lancio in avanti a campanile verso Giordano, ancora un intervento prima di Caricola, ora di Manfredonia che dà verso Bonini, palla messa a terra, affrontata da Caffarelli, triangolazione con Serena, palla ora ancora a Mauro, indietro per Platini affrontato da De Napoli, il passaggio di sinistro dalla parte opposta pesca libero Pioli,
il traversone di destro, troppo lungo per Buso, Ferrari è finita l'intervento, si abbassa e lascia che la palla termini sul fondo del campo, 4 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, al San Paolo tra Napoli e Juventus 0-0. Vediamo anche le marcature in campo, nel Napoli Ferrara si occupa di Serena, Ferrario di Buso, Volpecina di Mauro, mentre invece nella Juventus Maradona è preso in consegna da Favero, Giordano da Caricciola, Caffarelli da Pioli, a centrocampo Bagni Manfredoni, Romano Bonini e Platini De Napoli. I liberi sono per il Napoli Renica e per la Juventus ovviamente Gaetano Scirè, e Maradona sulla palla pronto a battere questo calcio di punizione in favore della squadra azzurra, lascia poi dopo l'incarico a Romano che giunge in questo momento, il tocco breve di Romano per Bagni, il passaggio in profondità ancora per Romano, il cross rimpallo su lo juventino Manfredoni, la palla che termina oltre il fondo del campo per il guardialino e l'arbitro Pieri, dovrebbe trattarsi anche per loro di calcio d'angolo, sembrava che volessero assegnare la rimessa in gioco alla Juventus, terzo calcio d'angolo per la squadra azzurra, e sempre Caffarelli qui sotto la tribuna centrale che va a batterlo, lunghissimo il traversone dalla parte opposta, respinta fuori aria di testa la palla dal retrocesso Buso, il cross di Volpecina, la palla rimpalla sul giovanissimo attaccante juventino che dà poi in avanti verso Serena in lotta con Ferrara, ma meglio Ferrara di forza che conquista il pallone, lo dà De Napoli, Bagni ora preso in contropiede, Giordano non riesce ad agganciare la palla che è riconquistata da Mauro, che scambia con Manfredonia, Pioli, il passaggio in avanti per Bonini, l'anticipo, il riconquista la palla da parte del Napoli, ancora Pioli che anticipando di un soffio Caffarelli serve il proprio portiere Tacconi. Gli angoli li abbiamo detti, 3 per il Napoli nel giro di 6 minuti e mezzo, nessuno per la Juventus fino a questo momento, sempre il risultato di 0-0 dopo 7 minuti di gioco. Il rinvio di Tacconi, fermata la palla da parte di Caffarelli, riconquistata da Bonini, data indietro a Scirea, ora è servito Manfredonia, di sinistra appoggia per Bonini, avanza la Juventus ora con Serena, il passaggio indietro sull'attacco di un azzurro per Scirea, il libero indugia, quindi calcia in avanti verso Buso, in lotta con Ferrari, alla meglio il giovane attaccante bianconero, il tiro di Buso centrale, si accartoccia su se stesso, Garelle para con estrema sicurezza. Il rinvio da parte del numero 1 partenopeo, la parte opposta è Buso che di testa respinge in avanti, Bonini in lotta con Romano, alla meglio il bianconero, gli subentra però nell'azione e gli toglie la palla De Napoli, scambia con Maradona che scatta serie di finte su Favero, ora anche un intervento scivolone da parte di Manfredonia, piuttosto maligno, intervento in tackle scivolato di Manfredonia, il calcio di punizione, logica conseguenza dell'entrata di Manfredonia, no, Pieri è per la rimessa laterale. Maradona lascia che ne sia Romano con le mani verso Maradona in lotta con Favero e Bonini, un calcione alla caviglia di Maradona da parte del terzino bianconero e il capitano azzurro termina a terra rotolandosi e mantenendosi la gamba sinistra. Vedete che Pieri è intervenuto sul posto dove è stato commesso il fallo, ha richiamato solo verbalmente il terzino bianconero e assisteremo a un calcio di punizione in favore del Napoli, mentre vedete Maradona alle prese con lo spray miracoloso dei sanitari partenopei. Romano chiede a Maradona se è in grado di rientrare, batte lui stesso la punizione, ecco vedete ora il dottor Acampara intervenuto a controllare le condizioni fisiche di Maradona, la difesa della Juventus si libera bene della palla, la dà a Buso, avanza il giovane, indugia non trovando nessun compagno libero, poi si fa vedere sulla fascia sinistra Scirea, quale passa la palla, il tocco di Pioli per Mauro, il tornante in profondità verso
Scirea, sbagliato su Milanzi, mantiene la palla in campo, Scirea la tocca indietro per Buso, il cross da Sopera ribattuto fuori aria da Renta, poi Romano che ripropone il tema offensivo per il Napoli, avanza veloce Romano da Caffarelli, il passaggio l'appoggio verso il centro con Tondura, Servire e Maradona, rientrato in campo ancora Claudicante, Platini che manovra, indica per Manfredonia, zona di tiro, la gran conclusione di sinistra, altissimo, quella trasversale di Garella, nulla di fatto, 10 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 a San Paolo fra Napoli e Juventus. Un grandissimo striscione è stato esposto nella curva B, metà azzurro e metà tricolore, opera degli ultras che ha coperto l'intera gradinata, è il più grande che si sia mai visto finora in Italia e pensiamo in tutto il mondo, un omaggio dei fedelissimi al Napoli, pensate lungo 150 metri, largo 15 per 2000 metri quadrati di stoffa, il costo 13 milioni di lire, IVA compresa. Ora c'è questo rilancio della parte juventina, l'aggancio di Romano in lotta con Mauro, alla meglio Mauro, ma ha commesso fallo sul nostro centrocampista, già battuto, il rilancio di Renica in avanti verso Maradona, Manfredonia di testa da indietro verso Favero che lascia al proprio capitano Scirea, ora è Mauro, il lungo lancio per Scirea, esce ancora una volta e para Garella. Attentissimo Claudio Garella, sempre pronto ad intervenire su questi rinvii lunghi da parte della squadra bianconera, ora Bolticino che manovra lungo dell'aria, ferma la linea, anticipa di un certo Favero, gli subentra Caffarelli, un mezzo tiro, un mezzo cross, la palla termina abbondantemente sul fondo. Caffarelli era incerto se servire Giordano o tentare il pallonetto verso la porta di Tacconi, ne è venuto fuori una mezza cosa, il pallone è terminato abbondantemente sul fondo. Ora è Bonini che manovra sulla destra, scambia con Mauro, affrontato da Romano, il passaggio in avanti per Serena, il tocco ancora per il numero 7 bianconero, Torniato tre azzurri, perde la palla ad opera di Benato. Il lancio in profondità verso Maradona spostando la posizione della destra, attaccato da Favero che gli mette la palla in fallo laterale per la rimessa in gioco. Parte Matera, questo Maradona si incarica di recuperare il pallone, lo cede a Caffarelli, con le mani verso Maradona, messa a terra la palla da Maradona, il bell'assist verso Caffarelli, il cross per Giordano, il rinvio fuori aria da parte di Pioli, riconquista la palla però immediatamente Renica, la dà verso De Napoli, siamo alla distanza, posizione di tiro e il tocco di Tacconi che si lancia alla sua destra e blocca l'insidioso pallone tagliato da De Napoli da circa una trentina di metri. Scambiato ora Tacconi con Mauro, ha ricevuto in disimpegno ancora con le mani verso destra dove c'è Scirea, il capitano appoggia ancora per Mauro che parte sempre dalla propria metà campo, triangolazione con Platini, Manfredonia però sbaglia all'appoggio, favorisce l'intervento prima di Bagni, poi di Romano, ancora di Bagni, ora ancora il numero 11 servito da Salvatore Bagni, l'appoggio in avanti per Giordani, in lotta con Caricola, serie di finte di Giordani e Manfredonia che interviene irregolarmente su Giordani, gli tocca una gamba, si scusano i due, sono grandi amici per la pelle, hanno giocato per moltissimi anni nella Lazio, poi dopo si sono divisi, uno a Torino con la Juventus e l'altro a Napoli. C'è questo calcio di punizione, sono circa 30 metri dalla porta di Tacconi, piuttosto spostati sul settore di destra, sulla palla Maradona, accanto a Maradona c'è Renico dotato di un notevolissimo tiro. Vedete Tacconi che sistema la barriera, ci sono Mauro, Pioli e Serena in barriera, Maradona che facendo a piedi che la barriera non è esatta, il tocco a Renica, la gran botta in fila di gol di Renica, ha beffato Tacconi, la palla fortissima gli è schizzata dalle mani, è passata fra le gambe di Tacconi ed è terminata in rete con lo stadio in delirio, 14esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, il Napoli in vantaggio con una gran botta di Renica su tocco di punizione di Maradona, una cannonata dai 30 metri circa, incerto Tacconi sulla botta che gli è arrivata proprio addosso, il pallone lo ha trafitto, gli è passato fra le gambe ed è terminato in rete, quindi al 14esimo
il Napoli in vantaggio sulla Juventus, gol di Renica, il primo stagionale del Libero Azzurro. E in questo momento tutti gli effettivi che sono nel Napoli, ad esclusione di Gavella, sono andati almeno una volta in gol. E vedete ora il tabellone indicare in miriade di volte il gol. Pioli ora attaccato da Cassarelli, lascia che il pallone termini in palo laterale per la rimessa in gioco di Juventus. Con le mani in avanti verso Bindi, lotta con Ferrari, ora in raddoppio in apertura Bagni che gli leva elegantemente la palla senza commettere fallo, l'intervento regolare, giudica bene Piri, lascia continuare l'azione, il rilancio di Renica verso Giordano anticipato da Caricola, il tocco in avanti per Manfredoni, in recupero Caffarelli, ma ancora una volta Bagni scivolata lo ferma, tocca per Maradona, scatta Maradona, inseguito da Manfredoni, non tiene la palla, l'intervento in scivolata da parte di Pioli, rimpallo sulla gamba di Maradona, la palla in palo laterale, si messo in gioco di Juventino, Mauro verso Serena, viene affrontato regolarmente da Ferrari, intervento al gamba tesa, punizione per la Juventus, pronto a batterla e Platini. 15 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, il Napoli a San Paolo in vantaggio sulla Juventus di un gol, la rete di Renica con una gran botta dai 30 metri sul calcio piazzato. Ora c'è Bonini che di testa cerca di farsi luce, viene affrontato irregolarmente, c'è una punizione in favore della Juventus, già battuta a beneficio di Scirea, avanza il libero, cerca la triangolazione con Serena, non si chiude il triangolo, bello l'intervento di Volpecino, lanciato in contropiede Romano, scatta velocissimo verso l'area di rigore della Juventus, affrontati regolarmente da Favre, Romano cade a terra, Russolone fino all'area di rigore, per l'arbitro Pieri non c'è neanche ostruzione, laddove invece era nettissima, fa continuare e la Juventus che manovra ora con Mauro. Indugia prima del passaggio Mauro da Serena per Lugo in aria, bello l'intervento di Ferrari che in scivolata va a ribattere la conclusione di Buso, ora De Napoli in avanti di sinistro in una zona del campo dove non c'è nessuno azzurro, Scirea appoggia di piatto per Mauro, ripropone un nuovo tema per la Juventus, ancora un intervento in scivolone di De Napoli sulla palla, per Pieri invece e fallo da parte del giocatore gli azzurri con Pieri, Maradona nella sua qualità di capitano. C'è Pieri che redarguisce violentemente De Napoli, il quale giustamente faceva notare al direttore di gara che si trattava un intervento regolarissimo sul pallone. Non è dello stesso avviso Pieri, piuttosto severo con la squadra azzurra. Anche Giordano va a spiegare a Pieri che non si trattava certamente di calcio di punizione. Ora Pieri fa arretrare la mini barriera del Napoli, ci sono Romano e Giordano in barriera, Platini che parte il tiro di Platini di esterno sinistro, la deviazione da parte di Serena a non più di 5-6 metri dalla porta di Garella, la palla si impenna e termina altissimo sul trasversale, 17 minuti di gioco, sempre 1-0 per il Napoli a San Paolo. Ora c'è il recupero da parte di Garella ed è ferita la folla festante, ha rimesso sul vertice piccolo la palla Garella pronto per il rinvio, finta il rinvio, 18 minuti di gioco, gol di Renica 14. Ecco il rinvio di Garella, oltre la metà campo, di testa Bonini in avanti, anticipato molto bene da Ferrara Serena, dalla parte opposta Pioli di testa verso Platini, a volo verso Serena, di testa si libera per un attimo di Ferrara, tocco laterale per Bonini, ora per Mauro, in sovrapposizione da Bonini, ma Mauro preferisce il cross al centro, ribattuto con la schiena da Romani in palo laterale, ancora Mauro che ha ricevuto da Bonini, poi Favero, ancora Mauro, davanti a sé Romano, il cross di sinistro basso, la respinta di Renico Ferrari e serve Giordano a retronco, veloce nel contropiede Giordano, affrontato da Caricola, perde la palla su un appoggio sbagliato, cercava di dribblarlo Giordano, ma Caricola non è caduto nel tranello, Mauro che manovra, dà indietro a Platini, avanza ora il francese, affrontato da Giordano e Maradona, tocca lateralmente per Favre che si è sganciato sulla destra, affrontato da De Napoli, va ancora indietro a Michel Platini,
il cross dalla parte opposta, sbagliato anche da parte dell'asso francese, recupera la palla Cattarelli verso Maradona. Maradona riesce a liberarsi di Scirea ma non Di Mauro in recupero che gli toglie la palla. Avanza ora sul settore destro Mauro, il cross verso il limite dell'area di rigore, non riesce ad agganciare la palla Serena, reclama per una trattenuta a suo avviso di Ferrara, l'arbitro lascia proseguire, Penica che ha toccato a Romano, ora Cattarelli. Ancora di tacco verso Romano, avanza il playmaker azzurro, tocca breve per Bagni, in profondità ancora verso Romano, l'anticipo da parte di Pioli, atterrato ora Cattarelli da Bonini, si prosegue, tutto regolare per Piri, Platini che in manovra, dalla parte opposta serve Favero che si sgancia inseguito da Maradona, si ferma il terzino, dà indietro per Mauro, il tocco in avanti verso Manfredoni, indietro per Platini, piuttosto leziosa questa manovra della Juventus, Platini vince un rimpallo, al volo colpisce troppo sotto la palla che termina fissima sul trasversale e sono passati i primi 20 minuti di gioco, il Napoli conduce sulla Juventus per una rete a zero, il gol di Renica con una gran botta dai 30 metri, il pallone è filtrato attraverso le gambe delle sterefatte Tacconi. Ora è Volpecina che scambia con Maradona, bello il passaggio di Maradona verso il numero 2 azzurro, si accentra, cerca un compagno libero, lo trova in Romano, il tocco laterale per Maradona, davanti a sé Bonini e Favero, Maradona finta, il passaggio verso Volpecina, il recupero di Scirea, rimpallo fra i due, la palla che termina in fallo laterale, ultimo a toccare è stato Volpecina, la rimessa in gioco juventina per Mauro che supera Romano ma non De Napoli in recupero che serve poi dopo indietro Garella uscito dai pali e portatosi verso il settore sinistro del reparto azzurro. Ora c'è Romano che ha ricevuto il tocco laterale per Volpecina, avanza Volpecina e si ferma, aspetta qualche compagno libero, indugia ancora, ci sono Mauro e Bonini davanti a lui, tocca per Romano, attaccato da Serena, da indietro al libero Renica, dalla parte opposta servito Ferrario, il colpo di testa per evitare il fallo laterale in una zona dove non c'è nessun azzurro, il disimpegno di Buso sbagliato, recupera il Napoli prontamente con De Napoli, ora ancora Romano proprio nel cerchio del centrocampo, il passaggio per Bagni, Bagni supera Manfredoni, da verso Giordano, anticipato in scivolata da Caricola, Platini a volo indietro verso Favero, attaccato da Cattarelli, la palla buona per Giordano, la conclusione e la grande parata di Tacconi che si distende sulla destra, tocca con la punta delle dita e salva il sicuro 2-0 per il Napoli, prodigioso l'intervento di Tacconi che si riscatta dalla papera sul gol di Renica, Cattarelli ha rubato una palla a Favero, ha lanciato Giordano, pronta il tiro da parte del numero 9 azzurro, ma bravissimo è stato Tacconi, si è lanciato sulla propria destra ed è riuscito a deviare in calcio d'angolo, gli angoli sono 4 per il Napoli contro nessuno battuto dalla Juventus. Ora la rimessa in un gioco da parte della Juventus per il portiere Tacconi, il lunghissimo rinvio che supera la metà campo, Ferrara la meglio di testa su Serena, recupera Bonini, lotta con Romano, gli subentra nell'azione anche Cattarelli, ha commesso però, secondo il direttore di gara, fallo Romano, ha sgomitato Bonini nella punizione in favore della Juventus, già battuta a beneficio di Caricola, il tocco in avanti verso Serena, atterrato da Ferrara, non fanno complimenti due, lo stesso Serena, anche se con più scaltrezza, commette una miriade di falli, lavora moltissimo di gomito questo giocatore. Ferrara invece più ingenuo lo fa con maggiore evidenza, ma fa bene a restituirgli tanto focaccia come sul dirsi. È un giocatore grintoso Ferrara, giocatore dell'anticipo favoloso, al gioco aereo molto funzionale,
Ora c'è un appoggio per Pioli, il cross al centro di sinistro, superati sia Ferrara che Serena, il primo a correre sulla sinistra è Ferrara, appoggio verso De Napoli che scatta velocissimo verso il centro del campo, lateralmente per Bagni, sulla destra è libero, riceve Cattarelli, avanza il numero 7, scambia con Giordano, sempre attaccato da Caricola, lo mette per Caricola, per l'arbitro l'intervento è regolare, in effetti il bianconero è entrato sul pallone, ora entra su Bagni, si lamenta il giocatore azzurro per l'intervento piuttosto deciso da parte della bianconera, la rimessa in gioco della squadra ospite, lo stesso Pioli che se ne incarica, da verso Buso, palleggio piuttosto approssimativo del giovanissimo attaccante juventino, nato pensato nel 1969, ha appena 17 anni, il centravanti titolare della Juniores italiana. Ecco ora che il pallone è terminato in fallo laterale, ovviamente i raccattapalle se la prendono con comodo, lenta l'operazione per la ripresa in gioco, Caricola è pronto per effettuarla con le mani in avanti verso Serena, pallone lo scavalca, facilita l'intervento di Ferrara che serve il proprio libero rientro, indugia prima di passare in profondità il numero 6, da Maradona, in mezzo a due giocatori perde la palla ad opera di Favero, il lancio ora però a beneficio di Cattarelli, scatta il numero 7 azzurro ma non riesce a trattenere in campo il pallone che termina sul fondo del campo e siamo giunti al 25esimo, ora 26esimo minuto di gioco. Nel corso del primo tempo a San Paolo il Napoli in vantaggio sulla Juventus di 1-0, il gol di Renica al 14esimo minuto di gioco, recupero da parte del Napoli, prima con Bagni, poi con Cattarelli, ora ancora Bagni in profondità verso De Napoli, Scirea in anticipo sul numero 8, il rimpallo che favorisce De Napoli, Capardio nel lottare, il cross al centro, respinta fuori la palla da parte di Caricola con un tuffo di testa, ora Scirea che va verso Serena, in lotta con Bagni, retrocede Serena ed è costretto ancora a passare a Pioli indietro. Il tocco in avanti per il proprio capitano Scirea, ora Platini, piuttosto in ombra fino a questo momento Platini, Mauro che ha ricevuto e scambiato con Favero, ancora la palla per Mauro, davanti a sé Volpecina, il lancio in avanti per Favero, il colpo di testa verso Buso, l'anticipo di Ferrario, scatta ora il Napoli con Volpecina, bravissimo nel liberarsi di un avversario, scatta sulla sinistra affrontato da Scirea, finta di Volpecina, si porta in aria, il tiro a rasoterra di Volpecina, la palla colpita un po' scarsa di intorno sinistro, termina un paio di metri sul fondo del campo, vedete ora Volpecina riprendere il proprio posto e ricevere anche i complimenti di Maradona. Fa bene il terzino a tentare la conclusione da quella posizione, ha colpito male la palla ma in quel caso bisognava tirare verso Tacconi. Il recupero da parte del portiere bianconero, una certa polemica con Maradona, ora il rinvio del numero 1 viene ribattuto prima di testa da Romano, poi c'è stato uno scambio fra Bagni e Maradona, ora De Napoli che ha ricevuto il proprio capitano, attaccato da Bonini, da indietro verso Renzi, indugia il numero 6, da verso Romano, sempre libero e sempre disponibile all'appoggio, il cross verso Volpecina sbagliato, favorisce l'intervento prima di Mauro, poi di Buso, ancora di Mauro, sulla destra scende il tornante bianconero, tocca per Platini, lateralmente per Bonini, affrontato da Ferrario, indietro per Mauro, affrontato da Romano, serie di finte di Mauro, il cross respinto con il tacco da parte di Ferrario ben appostato in area, Giordano che dà dalla parte opposta dove c'è il libero riceve Cattarelli, messa la palla a terra, servito Bagni, tacco ancora per Cattarelli, ora Renica, ora Romano che scivola e perde la palla, ma la riconquista prontamente Maradona, resiste alla carica di Favero ma non a quella di Mantovani, cadono Maradona, per l'arbitro Pieri è tutto regolare, si prosegue, ma riconquista caparbiamente ancora la palla
Magno, su Magno intervento di Pioli con palla messa in fallo laterale, vedete Rino Marchesi alzarsi dalla panchina e redarguire piuttosto severamente i propri giocatori. C'è un tocco ora sulla palla, ora c'è Romano, il tocco laterale verso Remica, avanza il libero, il passaggio in profondità al limite dell'area di rigore a Maradona, l'assist verso sinistra dove c'è Giordano, recupera su di lui prima Caricola e poi Mauro che fa intervenire di testa con un retropassaggio il proprio portiere Tacconi. Ora è Sereno, il tocco ancora indietro per Bonini, in avanti per Platini, indugia il francese, ancora per Mauro, in mezzo a tre azzurri, da ancora Platini affrontato da Maradona, in profondità ancora per Mauro, scattato bene in avanti, il tocco al centro, il colpo di testa di Buso verso Sereno, l'anticipo di Ferrara, il lungo rinvio verso Maradona, la palla che viene prima controllata da Maradona, poi sul terreno viscido, gli termina sia pure di un soffio oltre l'out, non è d'accordo Maradona, fa segno all'arbitro che non è uscita del tutto. Forse Maradona non è che avesse tutti i torti, perché si reputi uscita completamente dalla palla, deve essere del tutto fuori dalla linea. Ora la Juventus ha recuperato la palla con Mauro, il tocco verso Platini, ancora per Mauro, lascia che intervenga Favero, ora Mauro, Platini, indietro per Caricola, il cross in avanti respinto da Giordano in fallo laterale, Pioli alla rimessa, 30 minuti di gioco, sempre 1-0 risultato in favore del Napoli. Ora c'è Caffarelli che ha ricevuto per Bagni, Rinca, avanza il libero a grandi falcate, velocissimo si porta nella metà campo della Juve, il passaggio per Maradona, il tocco in avanti per Giordano, la respinta di testa di Caricola, ripresa la palla da Renica, nel effettuare il traversone colpisce il terreno, quindi poi c'è l'intervento della Juventus, la rimessa in gioco di Pioli. E ancora avete visto Rino Marchesi in piedi, preoccupato perché la sua squadra non riesce a trovare varchi e sbocchi nella difesa partenopea. Sereno in lotta con Ferrara, bello l'intervento scivolone da parte del difensore azzurro, la palla messa in calcio d'angolo, il primo angolo per la squadra juventina. Qui sotto la tribuna centrale viene a batterlo Michel Platini. Ecco il traversone piuttosto lungo, esce, respinge di pugno molto bene su un grappolo di giocatori Garella, la palla recuperata da Bonini, data indietro al capitano Scirea, il tocco in avanti di Scirea verso Mauro, favorisce invece il recupero da parte della Napoli, ma la Juventus riprende ancora con Mauro, in avanti per Bonini in posizione di ala destra, supera per un attimo Renica ma non Romano, è andato bene a chiuderlo, recupera fuori aria Mauro, il cross alto, il colpo di testa di Buso indietro per Platini, messa la palla a terra, servito in aria a Buso, il tocco indietro, non c'è nessuno di Ventino, ne approfitta Bagni per seguire questa lunga sgroppata, superato il centro del campo, velocissimo Bagni seguito da Mauro, viene messo a terra, vediamo quali saranno le decisioni dell'arbitro, si dovrebbe trattare di una punizione in favore del Napoli, così è infatti. E vedete che Pieri va a redarguire Mauro, il quale aveva reclamato il fallo a proprio favore, sostiene che Bagni lo abbia trattenuto per la maglia, ma c'era stato prima di questo fallo da parte dell'azzurro una spinta di Mauro che aveva evitato a Bagni di proseguire nella propria corsa. E nel punto esatto dove Renica, 14esimo del primo tempo, ha profitto Tacconi, ancora solita scena, Maradona sulla palla con Renica accanto a lui, probabilmente sarà ancora il libero partenopeo a battere questo calcio di punizione, la distanza è più o meno 26-27 metri, Maradona tocca la palla a Renica, il gran sinistro, questa volta colpito di esterno sinistro, la palla termina lontanissima dai pali di
tacconi, nulla di fatto anche in questa occasione. 34 minuti di gioco, sempre 1-0 il risultato nel corso del primo tempo in favore degli azzurri partenopei, la rete di Remica, 14esimo del primo tempo. Per Bonino che ha dato verso Sereno, ancora indietro verso Scirea, il libero in Duggia, va di nuovo verso destra dove c'è il libero, riceve Bonino, scatta il numero 4 Bianconero, affrontato da Volpicino Romano, da Mauro, si libera bene di Romano Mauro, riceve ancora in disimpegno il numero 7 Bianconero, ora c'è Platini che supera per un attimo De Napoli ma commette fallo il numero 8 azzurro sul francese, la punizione per la squadra bianconera, lo stesso Platini è pronto alla battuta. Ecco che Mauro invece gliela tocca lateralmente, il cross di Platini, il colpo di testa, la palla sfiorata soltanto di testa da parte di Buso, che la stessa termina oltre il fondo del campo, nulla di fatto, la rimessa in gioco da parte di Garella, mentre vedete Pioli che riprende la sua posizione di difensore, si era sganciato in avanti cercando di sfruttare eventualmente gli sviluppi del calcio piazzato di Platini. Ora c'è Bonini che in anticipo su Romano, recupera però prontamente la palla a Bagni, attaccato due bianconeri, Manfredoni e Serena perde la palla, ma prontamente Ferrara la recupera passandola indietro a Garella. E Renica che è stato servito ora sul settore sinistro, scambia la palla con Ferrario, indugia il numero 5 partenopeo, calcia in profondità verso Giordano, ancora un anticipo di Caricola, il recupero da parte di Bagni, ora Caffarelli in lotta con Pioli, alla meglio il numero 3 bianconero, scatta sulla sinistra affrontato da Ferrara, il passaggio in avanti verso Sereno è troppo lungo, va a chiudere molto bene Renica e consente l'intervento facile di Garella. Ora è De Napoli che manovra nella metà campo, scambia con Ferrario, ancora De Napoli, cerca un compagno libero De Napoli, il cross sulla sinistra verso Volpicino, il colpo di testa che è preda di Scirea, ora Mauro, ora Manfredoni, scatta inseguito da Bagni, il raddoppio di marcatura Romano, la palla per Favaro sul settore destro, si ferma il difensore, attende l'arrivo di Mauro, lo serve, l'appoggio in profondità per Manfredoni, il tocco per Bonini, il cross in aria e ancora una volta il bellissimo intervento in scivolata di Ferrara che anticipa Sereno. Ora c'è un fallo di Maradona, dice che l'arbitro Pieri, Maradona ha spinto alle spalle un giocatore bianconero, ecco Platini battere questo calcio piazzato ancora per Mauro qui sotto la tribuna centrale, l'appoggio in avanti per Serena che tocca di testa ma ben accostato, Renica prima controlla di petto e poi spacca di destro direttamente in fallo laterale, Bagni invita i suoi compagni alla calma, alle spalle di Renica c'era pronto ad intervenire Garella ma Renica deve evitare eventuali rischi non sapendo chi fosse dietro di lui, ha preferito spazzare la propria area. Ora Renica che si allunga di un soffio la palla, gliela toglie Buso ma il suo traversone era un tiro cross terminato altissimo sulla trasversale controllato da Garella. 38 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre il risultato in favore del Napoli di 1-0, il gol al 14esimo di Renica su calcio piazzato, una botta da 30 metri che si è infilata tra le gambe di Tacconi. Ora vedete inquadrato Caffarelli, il lungo rinvio di Garella, il colpo di testa di Bagni, l'intervento di Bonini, lo scatto di Platini inseguito da De Napoli, il tiro dalla lunga distanza sbilenco di Platini e la palla che termina abbondantemente sul fondo alla destra di Garella. Platini inseguito da De Napoli ha preferito tirare alla meno peggio, ha colpito male il pallone da una distanza notevolissima, il pallone stesso è terminato sul fondo. Garella ora scambiato con un compagno, ha ricevuto la palla di ritorno, limite dell'area di rigore, il lungo rinvio che oltrepassa il centro del campo, è pronto a ricevere e respingere come avete visto Caricola, ora Manfredoni, intervento su Bagni, ora la pattocca sta al volo
l'intervento di Renica, di Volpecino, intanto è rimasta a terra Ferrara colpito da una comitata di Serena. Vediamo che l'arbitro ha fermato il gioco per consentire ora inquadrato Ferrara che venga soccorso il giovane difensore azzurro. Vedete il dottore Acampora già sul terreno di gioco. Ferrara indica il punto in cui è stato colpito, anche l'arbitro Pieri va a sincerarsi delle condizioni del difensore partenopeo. Serena non è nuovo a questi scherzi, in un contrasto lo ha colpito con una gomitata. Ed ora vedete un nugolo di Ventini, Platini, Tavero, Manfredoni, ora anche Scirea. Si è rialzato Ferrara, vedete che viene medicato al mento. Ed ora è inquadrata la panchina partenopea, Pierpaolo Marino e a fianco a lui Ottavio Bianchi. Sono ritornati sulla panchina i giocatori sanitari del Napoli e Pieri con un segno evidentissimo ha indicato ai giocatori partenopei che facevano notare il fallo di Serena che lui ha soltanto due occhi, guardava in altra direzione e quindi non si è accorto del fallo commesso da Serena sul giovane Ferrara. Ora Platini in avanti, attaccato da Bagni, mantiene la palla, va verso Scirea, sganciatosi in avanti, limite dell'area, affrontato da Renica che non si lascia molto bene ingannare dalle finte del libero ex nazionale. Il tiro ora di Platini, ribattuto alla difesa della Napoli, Caffarelli in avanti per Maradona, scatta il contropiede partenopeo, prima Bonini, poi Pioli commettono fallo su Di Vito e c'è la punizione in favore della Napoli, già battuta. Caffarelli per Giordano in posizione della destra, il cross verso il centro per Maradona, l'aggancio di petto, il pallonetto di Maradona e la palla che termina di un metro sul fondo. Ora vedete ancora una volta in piedi Marchesi dettare delle disposizioni ai propri uomini e Maradona riprendere il proprio posto. 41 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 per il Napoli, la rete di Renica al 14esimo e Tacconi che ha rimesso la palla in gioco per Pioli che sostituisce lo squalificato Brio. Ora Caffarelli che va velocissimo sulla destra, un intervento in scivolato da parte di Pioli proprio sulla gamba anche di Caffarelli. Vedete che i giocatori del Napoli, anzi si tratta di Serena che era in fase di recupero ed è ammonito il numero 9 bianconero per questo intervento scorretto, ammonito Serena dall'arbitro Pieri al 42esimo del primo tempo. Prima ammonizione della partita, una partita fino a questo momento spigolosa, dura, ma con pochissime cattiverie, se si escludono alcuni falli veramente cattivi di Favero su Maradona e quello non visto di Serena su Ferrara con una gomitata al volto. Ora la Juventus che va in avanti, scatta Buso velocissimo inseguito da De Napoli, affrontato da Ferrari, bravissimo Ferrari con una scelta di tempo eccezionale, lo ferma elegantemente, affida poi la palla a Volpecina, avanza caracollante il numero 2 azzurro da Bagni, sulla sinistra è libero e riceve Romano, c'è Maradona libero, appoggio di Romano sul proprio capitano, ancora il tocco per Romano, il tiro, un tiro cross da parte di Romano, era anche scivolato sul terreno viscido e limpido Romano, per cui ha colpito male e lenta la palla che è terminata abbondantemente sul fondo. L'avete visto inquadrato poc'anzi Manfredone, è rimasto infortunato, ma nulla di grave, già si è ripreso e si è rialzato Manfredone con il conforto dell'amico Giordano. Tacconi per Scirea, 43 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, ancora i due che si passano la palla, è presente in tribuna il commissario tecnico nazionale maggiore Azzeglio Vicino, Vicini, venuto per seguire in particolare le prove di alcuni azzurri, in modo particolare quella del giovanissimo Ferrara, già under 21, in procinto di essere chiamato nella nazionale maggiore.
Ferrara si sta comportando come al solito molto bene sotto Serena, finora non gli ha lasciato alcuno spazio. Ora c'è questa punizione in favore della squadra bianconera, pronto alla battuta come al solito sul settore destro è Massimo Mauro, parte il traversone, il colpo di testa di Renica in anticipo su tutti, la palla in fallo di fondo e quindi secondo calcio d'angolo per la squadra bianconera. Gaetano, chiama Nicola qua! Gli angoli sono fino a questo momento 4 per il Napoli e 2 per la Juventus. Ancora Mauro alla battuta qui sotto la tribuna centrale. Ecco il cross molto alto, colpo di testa di Pioli, la girata di Serena e la palla che colpisce l'esterno del palo. Bagni si arrabbia con i propri compagni, ci deve essere maggiore attenzione in queste circostanze. C'erano troppi azzurri sulla palla mentre era stato lasciato libero di girarsi Serena. Fortunatamente il suo tiro ha colpito l'esterno basso del paletto di destra di Garella ed è terminato sul fondo, vicinissimo al pareggio, proprio al 45esimo minuto del primo tempo. La Juventus, il risultato resta pertanto invariato sul 1-0 in favore del Napoli per il gol di Renica al 14esimo. Ferrara ora riesce a recuperare una palla, ma la stessa termina poi in fallo laterale su intervento di Volpecina, Pioli con le mani, ancora intervento di Ferrara, ancora Pioli in lotta con Ferrara, ma meglio il bianconero, da verso Platini, fermato da Volpecina, ora Cattarelli indietro, serve Platini in libero, il cross al centro e fortunatamente manca la deviazione il giovane Buso. Su un intervento errato di Caffarelli indietro, scivolato anche sul terreno, non ha colpito bene la palla e ha favorito Platini, il cui passaggio al centro è stato fortunatamente bloccato da Buso. In questo momento l'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti. Tempo di Napoli-Juve, vi ricordo il risultato, il Napoli in vantaggio di una rete grazie al gol su calcio piazzato di Renica al 14esimo di gioco. Dopo il riposo le squadre sono rientrate in campo, Ferrario-Renica, Caffarelli, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano sono partiti in questo istante per la seconda parte, a disposizione di Bianchi, Di Fusco, Bruscolotti, Sola, Muro e Carnevale, Juventus, Tacconi, Favero, Pioli, Bonini, Caricola, Scirea, Mauro, Manfredoni e Serena, Platini e Buso a disposizione di Marchesi, Bodini, Vignola, Bonetti, Brieschi e Soldà. Dirige di fronte a 85.000 spettatori Pieri di Genova che si avvale della collaborazione dei Guardialini, Mendolia e Frigerio. La Juventus in avanti, Pioli che dà sulla sinistra, non c'è nessun bianconero che ha seguito l'azione, la palla riconquistata da Caffarelli, data in avanti a Bagni che supera in velocità e sullo scatto Manfredonia, si porta sulla destra, affrontato da Caricola, serie di finte da parte di Bagni e Caricola è costretto a mettere la palla in calcio d'angolo per evitare all'azzurro di proseguire pericolosamente nella propria azione. È il primo calcio d'angolo nel secondo tempo a favore del Napoli, gli angoli sono 5 per la squadra azzurra e 2 per la Juventus, 4-2 nel primo tempo. E Caffarelli pronto alla battuta, il cross alto verso il centro dell'area, il colpo di testa da parte di Scirea che allunga indietro al portiere Tacconi, il quale non ha alcuna difficoltà a far suo il pallone. Lunghissimo il rinvio del numero 1 bianconero verso Serena, spinto alle spalle vistosamente da Ferrara, calcio di punizione in favore della squadra ospite, palla messa a terra da Mauro, pronto alla battuta, indietro verso il libero Scirea, il passaggio in profondità ancora verso Serena, l'intervento di Renica a spazzare la propria metà campo con palla mandata in fallo laterale sotto i distinti, vedete una bara con i colori juventini agitato dai tifosi napoletani. Ora c'è un passaggio per Favero, di esterno verso Bonini, siamo ai 35 metri, in sovrapposizione va Caricola, il cross al centro, il colpo di testa di Buso, nessuna difficoltà a parare da parte di Garella, ben appostato al centro della propria porta. Ecco il rinvio del portiere Partenopeo verso Maradona, il colpo di testa in anticipo su Favero, alle spalle di Maradona sbuca però Scirea,
controlla la palla verso Pioli, gliela soffia, gliela ruba letteralmente, Caffarella da Maradona verso Giordano, ancora una volta anticipato da Caricola, recupera Romano, supera Bonini con un dribbling stretto, il tiro ribattuto da Manfredoni, ancora il destro di Romano e vola l'incrocio dei pali, Tacconi abbranca la palla in presa. Stupenda questa conclusione di Romano, altrettanto bella la replica di Tacconi, è volato sulla sua sinistra, anche con un po' di teatralità, accentuato l'intervento, comunque efficacissimo. Mauro con le mani su rimessa laterale per Bonini, attaccato e messo a terra il numero 4 bianco-nero. Il calcio di punizione in favore della squadra ospite, D'Uso che va a recuperare, Marchesi piuttosto agitato in panchina, è importantissimo per la Juventus questa partita, se perde ovviamente fuori dalla lotta per lo scudetto, ma anche se dovesse pareggiare. Ora c'è Mauro che va in dribbling, viene fermato dai giocatori azzurri, recupera prontamente Schirò, il lungo lancio sulla destra, subentra Platini l'azione, siamo ai 20 metri, il tiro di esterno e Garella questa volta compie il miracolo, vola alla sua destra e sul tiro basso maligno di esterno destro di Platini con la punta delle dita mette in calcio d'angolo e gli angoli ora sono 5-3 sempre per il Napoli, già battuto, recupera la squadra partenopea, lanciato sulla destra Caffarelli, il cross al centro per De Napoli, va sulla sinistra a sganciarsi Renica, viene servito invece Romano, ancora la palla per Caffarelli sul settore destro, data indietro per Giordano, Romano, su Romano intervento di Favero, recupero da parte di De Napoli per Giordano, triangolazione Giordano-Maradona, non si chiude il passaggio di ritorno di Giordano, la Juventus ancora in azione, questa volta con Platini. Il passaggio in avanti verso Serena, supera Serena Renica, Buso, il tiro di Buso ribattuto dalla schiena di Ferrario, subentra Mauro, il cross al centro, il colpo di testa di Ferrari in anticipo su Serena, lo scatto di Caffarelli inseguito da Scirea, messo anche a terra Caffarella, palla in palla laterale, servito ora Scirea. Ancora la meglio su Caffarelli, il cross da parte del libero, la respinta fuori di testa di Renica, recupera Buso, cerca lo spazio Buso, vede libero e serve Platini sulla destra, il passaggio al centro ed il pareggio della Juventus. Quinto minuto di gioco nel corso del secondo tempo, ha pareggiato la Juventus, Buso ha servito Platini libero sulla destra, il francese si è portato fin sul fondo campo, di interno destro ha messo al centro, perentorio, di anticipo, bellissimo, bisogna riconoscere lo stacco da parte di Serena, la palla colpita di testa imparabilmente in rete alla sinistra di Garella, vanamente proteso in tuffo, e per il Napoli c'è tutto da rifare. 5 minuti di gioco nel corso della seconda parte, ci sono ancora 40 minuti per poter recuperare il risultato, e ora vedete che Bianchi immediatamente chiama in panchina Caffarelli, un ritornante, e manda una punta Carnevale, il quale al sesto minuto va a rilevare appunto Caffarelli, abilissimo nello gioco di testa Carnevale. Alla Juventus manca in difesa la Torre Brio, quindi nel gioco aereo il Napoli potrebbe avere un buon gioco nell'aria bianconera. Ora c'è questo disimpegno di Ferrario verso Renica, il passaggio appoggiato sulla sinistra per Volpecina, scatta il difensore azzurro, supera in velocità Serena e se ne va in slalom, fermato però da Pioli in scivolata, scambia con Serena, ancora il numero 3 per l'avanzante compagno di squadra Mauro, l'intervento da parte di un giocatore azzurro, palla in palla laterale, ancora Mauro, la palla data in avanti per Manfredonia, su Manfredonia si porta Bagni e libera anche lì in fallo laterale. Per la rimessa in gioco dei bianconeri, Manfredonia attende che giunga Bonini, il biondo centrocampista con le mani verso Platini che cerca di superare De Napoli, non vi riesce, ancora palla in fallo laterale, Platini che si incarica della rimessa in gioco, andrebbe ripetuta perché è
nel campo e non fuori dallo stesso. Mauro che ha cercato di dare al centro, intervento di Reni che ancora in fallo laterale, e Pioli che con le mani dà verso Faver, scatta il terzino, si porta verso il limite, tocca in profondità la palla troppo lunga per Buco e Ferrari, esce Paragarello. Ora Ferrario che tocca verso Renica, in avanti per Bagni, ancora per Romano, nel settore destro del fronte d'attacco partenopeo. Il passaggio in profondità per Romano, in lotta con per Giordano, scusate, in lotta con Caricola, il cross al centro, il colpo di testa di Carnevale, la palla sfiorata appena, termina sul fondo del terreno. Si riprende quindi con un calcio piazzato dal fondo, 7 minuti di gioco, 1-1 il risultato tra Napoli e Juventus. Tacconi che rinvia dal fondo, il colpo di testa di De Napoli, quello di Carnevale a seguire, ma c'è anche un calcio di punizione in favore della Napoli per intervento irregolare di Pioli sul nuovo entrato azzurro, la punizione già battuta da Romano per De Napoli. Il cross dalla parte opposta verso Giordano, anticipato di testa da Carico, recupera però Bagni, in lotta con Serena e Manfredoni, se ne va Bagni in azione solitaria, recupera però Manfredonia, ma dalla parte opposta si impossessa la palla Maradona, finta su Favero, il cross di destra al centro, esce e para sulla testa di Carnevali, il portiere Taccone. Ora è cambiato lo schema di gioco della Napoli, si manovra di più sulle fasce con continui cross al centro per cercare di sfruttare l'elevazione, il gioco aereo del nuovo entrato, il numero 16 appunto, Andrea Carnevale. Ora è Caricola che di testa ha dato verso sinistra per Favaro, il lungo rinvio di sinistro del difensore, il bel anticipo di Ferrara che ha frenato la corsa, lo scatto di Serena, De Napoli che dà verso Giordano che era spostato nel settore di destra, mentre nella posizione centrale si è portato appunto Carnevale. Ancora De Napoli, il tocco per Maradona, il cross di Maradona verso Carnevale, peccato, troppo in profondità, scatta bene Carnevale ma non riesce a raggiungere la palla che termina sul fondo del campo per la rimessa in gioco della Juventus. Sempre Tacconi che si incarica del rinvio. Ecco effettuato in questo momento, palla lunghissima, saltano Serena e Ferrari, alla meglio lo Juventino da un rimpallo, Serena cerca di dare ancora al centro verso Buso, interrompe la traiettoria della palla Renica e poi serve Garelli. Il Napoli ha subito un po' il contraccolpo del pareggio di Serena al quinto minuto della ripresa, un gol molto bello nato da una triangolazione tra Buso e Platini con passaggio finale per il centravanti che ha battuto Ferrara sul tempo e di testa ha deposto imparabilmente il rete. Ora c'è Mauro che ha toccato lateralmente verso Favero, il terzino avanza, cede la palla a Mauro, il tornante che cerca lo spazio per il cross, attaccato da Volpecino, si trascina la palla direttamente sul fondo, reclama forse qualcosa verso l'arbitro Mauro, pretendeva chissà una punizione, un calcio d'angolo. Si tratta di semplice rimessa dal fondo campo da parte di Garella. Sono intanto trascorsi 12 minuti nel corso della ripresa, i risultati di 1-1, il gol al 14° del primo tempo, Renica ha pareggiato per la Juventus, Serena al quinto. Ora è Carnevale che cerca di superare Pioli, intervento in scivolata da parte del difensore, con palla messa in fallo laterale. Rimane anche claudicante nello scontro Carnevale, dovrebbe trattarsi però di cosa di poco conto. Sulla palla pronta per la battuta Romano, accanto a lui c'è Bagni, ecco finta il tocco verso Romano, invece lancia Ferrara sulla destra, il cross pronto del numero 3 azzurro, il colpo di testa del calciatore da parte di Carnevale, l'assist di Giordano verso Maradona, l'anticipo da parte di Scirea con palla fuori area, Bagni che la riconquista da Ferrara,
la palla verso il centro per Romano, zona di tiro, il tiro di Romano rimpallato da un corpo di metà di Giordano e metà di Caricola, ancora De Napoli, palla per Giordano, in colpo di testa in una zona del campo dove non c'è nessuno, respinge fuori aria Scirea, pressing del Napoli, Ferrara per Bagni, la finta ancora, Ferrara seguito sulla destra, il cross al centro della sua terra, respinge fuori aria Caricola, recupera la palla prontamente Maradona, il cross, il tocco di testa di Ferrara, inciolata Carrara, il gol di Romano! Bellissima l'azione del Napoli, ancora in vantaggio, vedete Dino Celentano esultare, il dirigente accompagnatore del Napoli, stupenda l'azione del Napoli, 13° minuto di gioco nel corso della ripresa, il Napoli di nuovo in vantaggio, il cross di Maradona, il tocco di testa di Giordano verso Carnevale, è scivolato sul terreno viscido il numero 16 partenopeo, ma da terra è riuscito ad allungare una gamba, a toccare la palla lateralmente per Romano, il quale liberissimo di piatto ha messo sotto la traversa. Vedete Romano che chiama la panchina e i propri sanitari, nell'esultanza delle feste dei complimenti ha ricevuto una testata sotto lo zigomo, vedete indicare la parte colpita addirittura. C'è ora ancora il Napoli in contropiede, Maradona che manovra la palla verso Giordano anticipato in spaccato da Caricola. Ora la Juventus che manovra con Scirea che viene in avanti, la palla per Manfredoni, il tocco indietro ancora per Mauro, manca mezz'ora circa al termine della gara, Bonini per Scirea portatosi nella posizione avanzata, il cross al centro, il colpo di testa di De Napoli, dalla parte opposta intervento di Romano che mette la palla a terra, scaraventata la palla in avanti, recuperata da Romano in lotta con Giordano che molto bene gli tocca la palla indietro per Romano, il disimpegno del numero 11 tende in fallo laterale, ancora Scirea, il cross per Serena, l'anticipo di testa di Ferrari, ora Pioli che serve Caricola, il tocco per Bonini, il cross ancora una volta del numero 4, la respinta di testa di Ferrara, Carnevale che ha ricevuto il disimpegno del compagno, avanza Carnevale in azione solitaria, supera Pioli, il quale è costretto ad atterrarlo, c'è la punizione in favore del Napoli. Ecco che lo stesso Carnevale recupera il pallone, ovviamente il Napoli se la prende con comodità, Bianchi che ora appare piuttosto agitato, si alza di continuo dalla panchina, è importantissimo mantenere questo risultato, vedete Bianchi dare disposizioni tattiche ai propri giocatori, e De Napoli che tocca la palla a Diego, avanza l'argentino, supera sullo scatto un bianconero, si trattava di Buco il quale commette anche fallo. Per l'arbitro invece tutto regolare, assegna addirittura la rimessa in gioco alla Juventus, Platini che ha servito Mauro, slalom di Mauro, tocco laterale per Bonini attorniato da tre azzurri, palla per Bugo, il giovanissimo cerca di servire dalla parte opposta a Manfredonio, sbagliato il passaggio e il pallone termina direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco di Renica. Servito Garella, il portiere si porta fino sul limite dell'area di rigore, lunghissimo il suo rinvio verso la metà campo bianconera, Carnevale alla meglio sul difensore Pioli e ora c'è una sostituzione anche nella Juventus, sta per entrare Briaschi al posto di Busa, una punta per una punta da parte di Marchesi. Brieschi è un giocatore che ha molta più esperienza di Buso, ovviamente il tecnico bianconero cerca di sfruttare la scaltrezza dell'ex genoano. Ora c'è questa rimessa in gioco della Juventus, seguita da Pioli con le mani verso il proprio capitano Scirea, alla parte opposta c'è Mauro che riceve, il passaggio in profondità verso il nuovo entrato Buso che è stato preso immediatamente in consegna da Ferrari, il quale aveva marcato fino a quel momento
ottimamente, dobbiamo dire, il giovanissimo Buso. Ancora un intervento di Ferrari e di precisione in fallo laterale, la rimessa con le mani di Bonini, qui sotto la nostra postazione, con le mani verso Mauro, che si libera di Volpecina, cerca lo spazio per il cross, serve invece Caricola, effettua il cross di sinistro, di testa Platini al centro e Serena mette alto sulla traversa, si lamenta Serena con Pieri, dice che Ferrara lo ha trattenuto per la maglia, c'era però anche una posizione irregolare da parte del numero 9 bianconera, fatta proseguire l'azione da parte di Pieri per la norma del vantaggio, essendo il pallone terminato sul fondo non ha ritenuto di fischiare la punizione in favore del Napoli. Ci fosse stato il gol da parte di Serena sarebbe stato sicuramente annullato. Ecco che Manfredoni manovra ora lì al centro, da verso sinistra per Pioli, non riesce, anzi per Caricola, non riesce a mantenere la palla in campo il numero 5, Giordano che ha ricevuto in disimpegno, il lunghissimo cross di Giordano, troppo in profondità, esce e para, taccone. E siamo giunti al 18° minuto di gioco, il Napoli in vantaggio di 2-1 sulla Juventus nel corso della ripresa. Ecco che Bonini ha scambiato con Favaro, ha dato verso Mauro, ora avanza Pioli, ancora il tocco laterale per Bonini, in profondità verso Platini, anticipato da De Napoli, un fallo laterale. E lo stesso Platini che con le mani dà verso Bonini, in lotta con Romano, cerca di liberarsi Bonini, gli subentra Platini, scatta il francese, supera De Napoli, gli si fa incontro Renica, poi Giordano riesce a toccare la palla lateralmente ma la recupera prontamente Caricola, la dà indietro al libero Scilea, ancora per Caricola sulla sinistra, per Briaschi che gli subentra in azione, scambia Manfredonia con Caricola, ora subentra Manfredonia a Caricola Mauro, in lotta con Giordano, il tocco verso il centro per il numero 5 bianconero, il cross verso Serena, l'intervento di testa di Ferrara, il disimpegno in avanti di Romano sul cardinale troppo lungo favorisce l'intervento di Favaro, ora Bonini, ora Manfredonia, il tocco laterale per Briaschi, si chiude il triangolo, attaccato e atterrato Manfredonia dall'intervento di Renica, calcione piuttosto pericolosa, è uno specialista in questi calci piazzati, Platini lo sappiamo tutti, ed ora c'è il secondo cambio nella Juventus, Marchesi richiama in panchina il numero 4 Bonini e al suo posto manda Vignola. Vignola è un centrocampista avanzato, giocato nell'Arolino per diversi anni, è stato anche impredicato di passare da Napoli come ricorderete, dopo un anno trascorso a Verona è ritornato di nuovo alla Juventus ma viene utilizzato part time, è un giocatore dalle ottime doti tecniche però discontinuo nel rendimento e vedete che sulla palla appunto il nuovo entrato Vignola che è un ottimo colpitore e uno specialista sui calci piazzati, anche egli nella Verona ne ha fatti moltissimi di gol sul calcio piazzato. Vediamo se sarà Vignola o Platini a battere questa punizione che cade al 21° minuto di gioco. Vediamo chi tra Platini e Vignola si incaricherà del tiro. Ed ecco che parte all'improvviso Platini, batte la barriera, ancora Platini di esterno e la palla di pochi centimetri passa a destra del palo. Vedete che Platini si rammarica, ha fatto evidente i segni di quanto sia uscito di poco la palla alla destra di Garella. La prima ribattuta, la prima conclusione di Platini sul calcio piazzato è stata respinta dalla barriera napoletana. Platini ha ripreso di esterno destro una gran botta che è terminata di 30-40 cm sul fondo ed è ora sta per entrare anche Bruscolotti per il Napoli, evidentemente Bianchi cerca di rinforzare la difesa, difendere questo importantissimo risultato di 2-1, le reti al 14° del primo tempo di Renica, al quinto della ripresa pareggiato Serena, al
14esimo ancora della ripresa, ha riportato in vantaggio il Napoli, sinceramente. Esce Giordano ed entra Bruscolotti e il cambio avviene al 23esimo minuto del ripresa. Ecco Vignola che manovra la palla, scambia con Pioli, si libera di Maradona. Pioli inseguito da Carnevale, mantiene il possesso della palla, va in raddoppio Romano, gli toglie la palla elegantemente e lancia Carnevale sulla destra. Il passaggio verso il centro, di petto verso da Maradona per Benapoli, ancora per Maradona, cestica un giocatore juventino sull'attacco di Maradona. C'è per l'arbitro Pieri un intervento falloso da parte del capitano azzurro su Favaro, fa segno Pieri che è stato toccato sulla gamba sinistra, sul piede sinistro Favaro, dal giocatore argentino, quindi calcio di punizione in favore della Juventus. Cirea che batte in avanti per Mauro, che gli restituisce la palla, ancora in profondità da parte di Cirea verso Serena. Serena in mezzo a tre giocatori azzurri, da indietro, ora per Platini che scivola favorendo l'intervento di Bruscolotti, che è andato a prendere in consegna l'asso francese. Ora Maradona in avanti per Bruscolotti, scivola su di lui, scivola la palla dal lato opposto per Carnevale, entra in area Carnevale, finta il tiro, ribattuta la prima conclusione da Pioli, poi sul rimpallo devia in fallo laterale al volo Carica. La rimessa in gioco quindi di De Napoli, mentre i minuti di gioco sono 24 nel corso della ripresa, soltanto 21 minuti al termine della partita. Vedete ora inquadrato Michel Platini, piuttosto desolato, il passaggio in profondità verso Maradona, Favero evita che la palla termini sul fondo, servito Vignola, velocissimo verso il centro, stringe il numero 13 bianconero, da in avanti per l'avanzante Caricola, l'intervento di Renica decisissimo su Caricola, messo a terra il numero 5 bianconero, punizione in favore della Juventus ed ammonizione per Renica. Ammoniti due giocatori, Serena della Juventus e ora Renica per il Napoli, a seguito intervento scorretto su Caricola. Entrambe le squadre hanno effettuato tutte e due le sostituzioni, per la Juventus sono usciti Bonini e Buso e sono entrati Briaschi e Vignola, per il Napoli sono usciti Caffarelli e Giordano e sono entrati Carnevale e Bruscolotti. Ecco la palla in aria, il colpo di testa di Pioli, il bellissimo intervento in forbiciata di Ferrario che libera l'area, Maradona in lotta con Briaschi, commette fallo il giocatore juventino, la punizione battuta male su Carnevale, ne approfitta Platini, scambia con Mauro, ancora Platini, bellissimo l'intervento in scivolata di Bruscolotti di anticipo su Platini, la palla però recuperata dalla Juventus, nella metà campo bianconero non c'è nessun azzurro, l'ennesimo cross verso l'area di rigore della Napoli, rimpallo su Bagni e la palla che giunge innocua tra i piedi di Garella. La Juventus ovviamente cerca di stringere i tempi, di assediare la porta partenopea e in svantaggio, già il pareggio sarebbe quasi inutile, figuriamoci la sconfitta. Carnevale in lotta con Pioli, alla meglio il giocatore azzurro, va sulla destra, affrontato da Favero, serie di finte di Carnevale, si porta sul fondo, il cross ribattuto da Favero, ancora il cross di sinistro per Pioli, però ben appostato in aria, per Vignola, riparte il tema offensivo bianconero, manovra il numero 13 bianconero, cerca un compagno libero, verticalizza su Serena, il passaggio di ritorno non raggiunge Vignola che scivola sul terreno viscido, ancora Mauro, il passaggio verso Vignola, fermato con le mani da Bagni, la punizione battuta a beneficio di Briaschi, inseguito da Ferrari, il passaggio al centro per Mauro, lateralmente verso l'avanzante Caricola, palla messa a terra, ancora verso Mauro, il triangolo con Caricola, il cross al centro e ancora un'ennesima rovesciata al volo di Ferrario, poi Bagni che mette fuori aria verso Maradona che lotta con Favero, tocca di petto Favero, palla in palo laterale, fa segno all'arbitro Pieri di essere stato spinto alle spalle Favero. Pieri in questa circostanza non sta a sentire il bianconero e affida la rimessa in gioco con le mani alla Napoli.
da Romano per Maradona, Favero che interviene e gli toglie la palla per Mauro, invitato all'azione Manfredoni, scatta velocissimo verso l'area di rigore azzurra, Platini il tiro dalla distanza, vola sulla sinistra che spinge a mani aperte Garella con palla che termina addirittura in fallo laterale, neanche calcio d'angolo. Ecco che Marchesi ancora una volta lascia la panchina, la rimessa in gioco bianconera, Platini verso Briaschi, finta di Briaschi, il cross di sinistra al centro, il colpo di testa da parte di Serena, ancora una volta Pescara in posizione di offside. Vediamo, assistiamo ora a questa rimessa in gioco, 27 i minuti di gioco, anzi 28 in questo momento, sempre 2-1 il risultato in favore del Napoli. Le reti a 14esimo del primo tempo di Remi e Cristian Cimino al rinvio, pareggio di Serena al quinto della ripresa, gol del vantaggio di Romano al 14esimo della ripresa sempre. Ora c'è Briaschi che manovra, Romano lo va a contrastare, tra Briaschi e Manfredoni interviene con molto tempismo Ferrario, commettono fallo i bianconeri, 2-1, la punizione in favore del Napoli e intanto rimane a terra dolorante Ferrario, ovviamente cerca di guadagnare qualche minuto lo stopper partenopeo mentre il gioco continua in un'altra zona del campo, accorrono il dottore Acanto e il massaggiatore Carmando e ancora una volta avete visto così di sfuggita Marchesi lasciare il proprio posto in panchina per dettare disposizioni tattiche ai propri giocatori. La Juventus è in svantaggio di una rete, 2-1 il risultato in favore della Napoli ed ora la punizione viene battuta da Renko, come al solito lunghissima la battuta di sinistro verso Carnevale, il colpo di testa per Maradona, l'anticipo di Favero, il tocco in avanti per Pioli e scatta il contropiede juventino, velocissimo il numero 3 bianconero da verso Briaschi, il tocco indietro per Pioli ancora, lateralmente per Vignola, di sinistra in avanti per Briaschi, ancora Vignola, intervento di De Napoli, poi quello di Carnevale che molto opportunamente indica con un lunghissimo retropassaggio dell'azione Garella che lascia i pali e blocca la palla. Ecco il rinvio di Garella, Favero di testa la meglio verso su Maradona, riconquista la palla Romano, il passaggio verso Volpicina, lo scatto superato in velocità, Caricola, il cross al centro, Maradona di testa e la grande parata in due tempi di tacconi, stupenda l'azione di Volpicina sulla sinistra, la gran volata, il cross al centro, un tuffo magnifico di Maradona e la parata in due tempi distinto di tacconi che evita la soddisfazione del gol all'argentino ed triplicare il vantaggio del Napoli, portare a 3 le reti di vantaggio del Napoli. Ora c'è un fallo su Vignola commesso da parte di Ferrario, è caduto a terra il nuovo entrato della squadra bianconera, assisteremo a questo calcio di punizione in favore della Juventus, sempre in posizione piuttosto pericolosa, siamo a circa 23-24 metri dalla porta di Garella, come al solito vi ricordiamo due grossi specialisti nelle fila della Juventus, Platini e Vignola appunto. Vedete che Garella attentissimo sta disponendo la propria barriera e Bagni il primo uomo, Pieri richiama i propri giocatori, i giocatori della Napoli a spostarsi indietro, a rispettare la distanza regolamentare. Ecco che parte il tiro di Vignola respinto dalla barriera, ci rimane un po' male Platini. A sorpresa ha battuto Vignola, respinto la barriera, ma ora è Mauro che ripropone questo cross e smanaccia molto bene Garella evitando due bianconeri appostati accanto al palo di destra di Garella e pronti a sfruttare questa favorevolissima occasione. Provvidenziale veramente questa uscita di Garella che ha evitato alla Juventus probabilmente di pareggiare di nuovo il conto. Il calcio d'angolo battuto dalla squadra bianconera, Mauro che manovra sulla destra, Volpicina però lo ferma, la palla per Maradona ed ora gli angoli sono 5-4 per la squadra azzurra, la rimessa in gioco per la squadra bianconera già eseguita,
Ora c'è questo cross al centro, ancora un perentorio spacco di testa di Ferrara, lanciato in profondità velocemente De Napoli, lunga la sgroppata del numero 8 azzurro, il cross dalla parte opposta per l'intervento da parte di Romano, l'appoggio al centro proprio in profondità per Maradona, è uscito e parato Taccone. Si infiamma la partita, la Juventus diventa più insistente, sta disputando un'ottima gara la squadra bianconera, forse la migliore dall'inizio del campionato, il Napoli sta rispondendo però molto bene, bravissimo Volpecina, ha superato in tromba due bianconeri, ora resiste anche alla carica da parte di Serena che ha cercato di aggrapparsi alla propria maglia, il cross per Carnevale, il passaggio per Bagni, il tocco per De Napoli, ancora per Bagni, il passaggio in profondità per De Napoli, non riesce ad agganciare e mettere al centro la sfera che termina sul fondo. Partita densa di emozioni. E la Juventus ora che manovra Platini che ha ricevuto in disimpegno da Mauro. Bisogna sottolineare a mio avviso la grande prestazione di Volpecina, un difensore che non sempre riceve il giusto apprezzamento che gli compete, entrato in squadra senza clamori, per motivi tattici non è più uscito pur avendo dovuto affrontare in tre partite campioni del calibro di Conti, Fanna e Mauro, controllandoli al meglio. Oggi ha non solo stroncato il profumante juventino, ma si è reso promotore in questa seconda parte di alcune sgroppate sulla sinistra di notevole efficacia. E non dimentichiamo che compirà appena 6 anni il prossimo primo maggio, il suo cartellino costa soltanto 1 miliardo. È un giocatore di grande utilità e lo sta dimostrando, ed ora c'è la terza punizione consecutiva dal limite contro la squadra partenopea e cade al 34esimo minuto di gioco, 11 minuti al termine, solita manfrina della barriera che non rispetta la distanza regolamentare, ma lo fanno tutte le squadre, non vediamo perché non debba farlo anche il Napoli. Pieri rilancia indietro i giocatori partenopei che riguadagnano qualche metro, Platini non è d'accordo, ecco che Pieri interviene ed ammonisce Bagni, il quale sta dicendo a Pieri di essere il più arretrato fra tutti i suoi compagni, niente da fare. Anche Bagni ammonito, forse pensiamo che per il giocatore partenopeo domenica ad Empoli non vi sarà, forse probabilmente scatterà per lui la squalifica. Ecco le rimostranze di Bagni perché se la prende. Giustamente Bagni faceva notare a Pieri che in barriera era l'uomo più arretrato, quindi non era lui a rispettare la distanza. Niente da fare, ammonito Bagni, Platini alla rincorsa, il tiro di Platini destina alla barriera, poi il rinvio di Volpecina e il tiro altissimo sulla traversa da parte di un bianconero, era precisamente Scirea, era inquadrato Favara, ma l'autore del tiro era il capitano Scirea, e lo stesso è premiato altissimo sul trasversale. Vedete ancora una volta Marchesi arrabbiarsi, alzarsi dalla panchina. Mancano al termine della gara soltanto 9 minuti, siamo giunti al 36 minuto della ripresa, il Napoli conduce vittoriosamente sulla Juventus per 2-1, i gol nel primo tempo al 14esimo di Renica, nella ripresa al 5 Sereno e al 14esimo Romano. C'era un fallo su Diego Armando Maradona nella metà campo della Juventus, fischiato prontamente dall'arbitro Pieri, la punizione battuta da Bagni per Romano. Avanza sulla destra il playmaker azzurro, davanti a sé Manfredoni, il cross e il tiro che termina direttamente sul fondo. Non c'è stata deviazione da parte del giocatore juventino, colpita male la palla da parte del giocatore azzurro. Ora vedete che il tabellone inquadrato, il risultato di Udine, l'Udinese è in passata in vantaggio sulla Roma e il boato della folla ha sottolineato questo importantissimo risultato. Potrebbe essere questo, terminando vittoriosamente il Napoli la partita, la gara che potrebbe anche decidere le sorti delle scudette. In questo momento il Napoli ha 5 punti di vantaggio sulla Roma. È Mauro che manovra sulla destra,
cerca di superare Rinica, ma in recupero il libero Partenopeo molto bene mette la palla sul fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. Ora gli angoli sono 5-5. Vi abbiamo detto ad inizio di trasmissione, ecco l'angolo battuto, colpo di testa di Pioli sulla sinistra per Platini, il cross al centro, la spinta di testa di Bagni, l'aggancio di Briaschi, l'intervento di forza proprio di Ferrara, trascina letteralmente la palla fuori dell'area, la recupera la Juventus, il cross ancora di Mauro, c'è un fallo su Rinica e due giocatori, non uno, ma due giocatori della Juventus finiti anche in fuorigioco. Platini allontana con brutti modi Scirea, che voleva protestare con l'arbitro Pirri. Vi stavamo dicendo di Vicini presente in tribuna, è venuto a vedere sicuramente Ferrara, Bagni e De Napoli nella Napoli, nella Juventus ci sono alcuni giovani interessanti come questo Mauro e forse lo Juniores Buso, ma non ha potuto non vedere la grossa prestazione di Ciccio Romano e quella ancora una volta splendida di Alessandro Rinica, giunto anche al gol oggi, il primo del campionato. Sono elementi che vanno tenuti, dovrebbero essere tenuti nella giusta considerazione dal massimo, dal commissario tecnico della massima nazionale. Rinica sta giocando divinamente dall'inizio del campionato, ma con lui anche, non dimentichiamo, lo Ferrari, come abbiamo sottolineato poc'anzi, lo stesso Volpecino sta dando il suo notevole apporto in questa seconda parte del campionato. Ora manovra la Juventus per linee orizzontali, Vignola che ha la palla, cerca di superare Maradona, commette fallo Maradona per evitare che lo Juventino possa scattare sulla destra. La punizione battuta da Scirea verso Favero, il tocco per Vignola, lateralmente ancora per Scirea. In profondità verso Serena, l'assist di testa per Caricola, in anticipo sullo stesso Romano, scivola Romano e per evitare che Caricola possa andare via è costretto a bloccare letteralmente il pallone con le mani. Si assisterà quindi a un calcio di punizione da parte della Juventus. Si tratta di una specie di angolo corto, Romano e Mauro sulla palla, pronto la battuta, solo Romano davanti a Mauro, parte il cross molto alto, il colpo di testa di Serena che fa da torre, la respinta di testa prima di De Napoli, poi di Volpecino, ora Carnevale di petto mette la palla a terra, affrontato da Serena, messo irregolarmente giù il bomber partenopeo, la punizione in favore della squadra azzurra, quando siamo giunti a circa 5 minuti dalla fine, siamo a 40 minuti e 30 secondi dal termine della gara, 4 minuti e mezzo prima del fischio di chiusura da parte dell'arbitro Pieri, un arbitro internazionale che ha diretto ben 133 partite in Serie A, 28 partite in tutto del Napoli, 10 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte, della Juventus ne ha dirette 32, 19 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte. Ora la Juve avanza, Mauro ha dato verso il centro, ha chiuso molto bene Romano che va a recuperare la palla, il rimpallo su Mauro, recupera ancora Romano, in lotta i due, cerca di farsi luce Romano, viene messo giù da Mauro, non è d'accordo il tornante Juventino con le decisioni dell'arbitro Pieri, la punizione sarà battuta per la squadra partenopea. Vediamo che Rinica pronto alla battuta, è dotato di una gran fiondata, ecco partire un sinistro altissimo, la palla verso Maradona, superato anche Favaro, la palla giunge verso Carnevale, in lotta con Pioli, finta di Carnevale, cerca di liberarsi del giocatore juventino, intervento a gamba scivolata da parte di Pioli, palla in fallo laterale, già rimessa in gioco la palla per Maradona. In lotta con Favero, mantiene opportunamente il possesso della palla Maradona, Pioli gliela mette in fallo laterale, passano i minuti e i secondi in questo modo, Maradona lascia che ad incaricarsi della rimessa in gioco sia Romano,
tutta la panchina del Napoli all'impiedi, tranne Marino e Bianchi. Ora Maradona cerca di crossare verso il centro, non si porta la palla oltre il fondo per la rimessa in gioco juventina. Se vedete, Maradona è fuori, ritornare verso il centro del campo. La rimessa in gioco di Tacconi, salta e respinge di testa Volpecina, ancora servito Maradona sulla sinistra, che scatta, contato da Favero e da Caricano, tiene la palla Maradona, la tocca indietro ancora per Romano, il tocco di Romano, palla messa a terra per Maradona, ancora verso Romano, la palla in fallo laterale inviata da Mauro. E siamo giunti al 43esimo minuto della ripresa, mancano soltanto 120 secondi al termine della partita. Romano con le mani verso Maradona, c'è un fallo di Favero che spinge le spalle Maradona, la punizione per gli azzurri. Maradona lascia che a batterla sia Romano, recuperata la palla addirittura dall'arbitro genovese Pieri, messa nel punto esatto dove deve essere battuto il calcio piazzato, vedete i tifosi festanti nella curva B. Eccoli inquadrati in questo momento, il cross di Romano, la respinta di testa fuori aria di Manfredonio, dalla parte opposta recupera prontamente De Napoli, che lascia intervenire poi Bagni, attaccato e messo a terra da Briaschi. La punizione per il Napoli, Bagni opportunamente allarga le gambe, guadagna qualche altro secondo prezioso. E intanto siamo giunti all'ultimo minuto di gioco, 44esimo, battuta su Carnevale la punizione, ha davanti a sé Scirea, serie di finte di Carnevale, ancora Carnevale in possesso di palla, gliela toglie elegantemente Scirea, favorisce l'intervento di Briaschi, ancora servito il capitano in profondità su Serena, l'intervento di Ferrara, ancora la Juventus verso Serena, l'anticipo di Ferrario, il colpo di testa di Carnevale in avanti in una zona dove non c'è nessuno, buon gioco Pioli a conquistare la palla, a metterla a terra, dalla parte opposta servire Favero, ora Caricola, si snoda sul settore destro dell'attacco juventino l'azione bianconera, Bruscolotti che ferma Platini, servito Volpecina, ancora uno scatto sulla sinistra perentorio di Volpecina, superato in tromba Mauro, completamente stremato, ancora uno scatto di Volpecina che supera anche il giocatore Caricola, la respinta poi da parte di Tacconi, ora c'è Romano che ha recuperato la palla, siamo alle ultime battute della partita, l'intervento di Caricola su Romano con palla in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà quindi dei partenopei, siamo 6 secondi oltre il 90esimo, il cross al centro di Volpecina di sinistro, recupero di De Napoli per Maradona, scatto di Maradona sulla sinistra, finta il cross, perfetto in questo momento, troppo in avanti, esce ed anticipa Carnevale, il portiere Tacconi, la rimessa da parte del portiere bianconero viene recuperata da Ferrari che anticipa Briaschi in fallo laterale. La rimessa in gioco del numero 15 bianconero per Manfredonia, per Scirea, il passaggio in profondità verso Serena e in questo preciso istante Pieri ordina la chiusura delle ostilità, la fine della partita e il Napoli si aggiudica questo successo, una vittoria del Napoli molto sofferta ma pienamente meritata, la partita più che bella è stata vincente e densissima di emozioni, tenendo gli 85.000 spettatori con il fiato sospeso fino alla fine. I bianconeri raggiunti il pareggio non hanno avuto il coraggio di osare, ma anche il Napoli lo ha impedito al punto che poteva ancora andare in gol. Tacconi e Garella, più il primo che il secondo, sono stati autori di alcuni pregevoli interventi, evitando altre marcature. Il capitolo brevemente gol, nel primo tempo con il vantaggio di Napoli corrente che prosegge Tacconi da 30 metri, nella ripresa pareggia la Juve, appunto con il secondo gol di testa di Serena, Romano al 14esimo porta definitivamente il vantaggio della Napoli. Ora vi sono 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici e un margine che a 6 giorni dalla fine può ritenersi sufficiente al Napoli per raggiungere il grande traguardo. Manca solo la matematica certezza, ma il Napoli squadra, la sua grinta, la sua determinazione, la sua forza di reazione non hanno più bisogno di aspettare. Ho concluso, ringrazio tutti per la cortese attenzione, l'appuntamento per domenica prossima per Empoli Napoli da Antonio Fontana, la più cordiale, buonanotte.